Le note positive di questa partita sono state comunque un po' la concretezza e le uscite dal campo. Ci eravamo prefissati di non dover rischiare niente nella nostra metà campo per cercare di mettere pressione a loro. Sapevamo che era una squadra che non aveva molta confidenza, che quindi veniva qui per cercare di uscire dalla pressione che sta vivendo, insomma, per una serie di motivi giù nel paese, e ci siamo riusciti perché spesso si sono spazientiti, hanno contrattaccato e noi siamo riusciti a sporcare punti d'incontro, ad avere touche e poi soprattutto quando quelle poche hanno avuto anche loro siamo riusciti anche a contrastarle bene, quindi le abbiamo messe in discussione su Mischia, su Drive, che di solito sono sempre stati i punti forti del Sudafrica, del loro modo di giocare e di essere. Quindi siamo stati solidi su quello e alla fine, sfruttando le nostre occasioni, siamo riusciti a vincere, a portarla a casa. Davanti avevo un signore, Brian, che gioca ala, ho scambiato la maglietta, 124 caps, io sono al mio secondo d'ala. Quindi in questo momento la confidenza va a crescere perché ogni minuto è importante, farla a livello internazionale mi permette comunque di avere un po' più di esperienza nel ruolo. Diciamo che è ancora di strada, però ne ho davanti, ecco. Non credevo fosse possibile perché veramente lo stavamo un po' sognando, ci avevamo creduto, avevamo fatto una settimana in cui ci eravamo allenati, quindi il mio pensiero sul fischio finale è stato comunque di entusiasmo perché c'era stato sacrificio in squadra, tutti quanti eravamo convinti che potevamo portarla a casa. Sapevamo che loro erano una squadra un po' in confusione e soprattutto abbiamo tenuto gli 80 minuti, quindi nonostante errori che logicamente in una partita ci stanno, abbiamo veramente pensato minuto per minuto e è stata una gioia, avevo le lacrime, cioè spesso ancora non realizzo che magari l'anno scorso da centro, nonostante molti infortuni così, non venivo mai considerato, ora da ala invece, prima con gli All Blacks e ora vincere col Sudafrica, quindi avevo le lacrime di gioia, insomma, quindi che dire, un'esperienza, ci morirò, la porterò in tomba, sarà il ricordo più forte della mia vita probabilmente.